4 punti la raccolta differenziata. Domani sarà peggio di oggi. Non è ottimista l'assessore comunale Giacomelli, che giorno dopo giorno vede aumentare il numero delle tonnellate di spazzatura in strada nel capoluogo campano. Al di là dei soliti cumuli, quelli più evidenti nella zona orientale e in parte di Chiaia e del Corso Vittorio Emanuele, la presenza di rifiuti da raccogliere è abbastanza omogenea nel resto della città. Inoltre, nella notte, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per lo spegnimento di roghi che si sono verificati tra il capoluogo e la provincia. Sono 1250 le tonnellate di rifiuti a terra nelle varie strade, con un lieve incremento rispetto alle 1210 di ieri. Secondo quanto sottolinea l'assessore all'igiene urbana Giacomelli, persistono i problemi di conferimento alla discarica di Chiaiano, in via di saturazione, dove stanotte sono state portate appena 250 tonnellate. Solo 22 i compattatori che hanno potuto sversare. I lavori che la provincia di Napoli si era impegnata a realizzare, spiega Giacomelli, non sono ancora iniziati. L'obiettivo era di tornare alla possibilità di conferire 600 tonnellate al giorno con la realizzazione di un'area di scarico alla base del sito. Restando ancora chiuso l'impianto Stir di Caivano, Giacomelli è preoccupato per un possibile peggioramento della situazione nel fine settimana a causa degli stop alla raccolta e al conferimento, in particolare per la giornata di domenica.